Con Fabrizia Avrogi, segretaria generale provinciale della Filcams CGL di Livorno, per una festa alla Fortezza Vecchia della città, in una delle sale allestita una mostra che ha già percorso la regione toscana e che torna qui a Livorno. Ma non si tratta solo di una mostra, è una festa in generale tra musica, ovviamente lo stare insieme, importanti firme per le quali la Filcams invita a essere presenti, con una festa che è dedicata sia alla Filcams ma che si chiama Next Filcams. Perché Next? Perché affrontiamo due temi importanti oggi, ma come tutte le volte che portiamo in piazza anche qualcosa, è il futuro, bisogna guardare al futuro. Noi abbiamo fatto questa festa per tutti i cittadini di Livorno, e non solo per i nostri iscritti o per i simpatizzanti, proprio per portare all'attenzione per quanto riguarda il turismo sottosopra, che è il nostro slogan per quanto riguarda il turismo, che riguarda proprio la dignità dei lavoratori, che hanno sempre definito dei vagabondi, delle persone che hanno voglia di lavorare, perché hanno il reddito di cittadinanza, ma abbiamo visto che non era questo il problema. Abbiamo visto che forse era il contratto che non andava bene, sono i contratti che non vanno bene, i contratti che sono camuffati, a 4 ore ne lavorano 12, a chiamata ne lavorano 12, non hanno nessun tipo di diritti che li venga riconosciuto. Noi con questi banchetti che abbiamo messo oggi è proprio per evidenziare e portare all'attenzione dei giovani che viene qui oggi e di dirgli quali sono i loro diritti e cosa li si aspetta praticamente, di conoscere. E sì, che questo è uno dei punti. L'altro è la nostra raccolta che la CGL sta portando avanti ormai da 2 mesi, che riguarda i 4 referendum che noi vogliamo portare all'attenzione di tutti quanti, per cercare di rimettere in discussione quegli articoli di legge che affrontano il lavoro, il job act, la sicurezza sul lavoro, i subappalti. Tutti questi 4 punti sono estremamente importanti per noi, perché riguarda la dignità delle persone che lavorano.